Cerimonia in memoria dei martiri della rivoluzione napoletana del 1799 questa mattina nell'atrio antistante la Basilica del Carmine Maggiore. Alla presenza dell'assessora alla cultura e turismo Eleonora Di Maio è stata inaugurata un'iscrizione sulla lapide dove sono custoditi i resti dei patrioti giustiziati in piazza Mercato a seguito della repressione borbonica. Si inquadra anche in un'idea più complessiva di città, dei nostri spazi urbani, quelli che sono stati attraversati dai grandi eventi storici della nostra città. Piazza Mercato è quindi appunto il luogo dove trovarono la morte gli eroi della rivoluzione napoletana, è uno di questi luoghi che vanno assolutamente riconnessi a quei fatti storici. Lo abbiamo fatto con le pietre d'inciampo a Piazza Bovio, la piazza dove furono deportati per poi andare a morire nel lager di Auschwitz la famiglia ebraica che abitava appunto nel palazzo di Piazza Bovio, dove abbiamo apposto le pietre d'inciampo. La celebrazione per tenere vivo il ricordo è voluta anche dai padri carmelitani e dall'Istituto Italiano degli Studi Filosofici ed è dedicata al suo fondatore Gerardo Marotta a 3 anni dalla scomparsa. La cosa incredibile è che nei nostri libri di storia, i libri di storia che studiano oggi i nostri studenti, gli studenti e le studentesse napoletane, ancora questa rivoluzione ha un ruolo marginale se non addirittura assente. All'avvocato Marotta dobbiamo una ricostruzione storica meticolosa, è l'unica vera grande narrazione che esiste della rivoluzione napoletana e degli eroi della rivoluzione napoletana. La ricostruzione delle loro biografie è un lavoro storico incommensurabile quello che l'avvocato Marotta ha fatto e ci riporta oggi a questa celebrazione ricordandolo a 3 anni dalla sua scomparsa.